Ciao a tutti, oggi siamo qua riuniti a fare il pesto genovese vegano, ragazzi, vegano. Seguite tutto il video perché sarà tutto molto interessante. Prima di tutto tagliamo le foglioline dalle piante che abbiamo comprato. Le mettiamo in una scodella. Da notare che queste piantine sono tenute molto bene. Adesso laviamo le foglie del basilico accuratamente. Adesso bolliamo le foglie nell'acqua per un minuto. Scoliamo il più possibile. Abbiamo comprato delle noci fresche, le sgusciamo e le mettiamo dentro al mixer insieme alle foglie. Come la ricetta originale dice, andiamo a mettere uno spicchio d'aglio. Mettiamo tutti i componenti dentro al mixer e cominciamo ad avviarlo alla velocità 1. Purtroppo dovremmo fermare il mixer numerose volte a causa della consistenza del pesto. Noi, essendo vegetariani, abbiamo preso una Philadelphia molto particolare, la Philadelphia vegana. La andremo ad aggiungere al posto del formaggio, purtroppo inserito nella ricetta originale. Questo è il risultato finale e non ci resta che assaggiarlo.